Buonasera, buonasera cari e care Darksider. Eccoci qui a distanza di un paio di settimane dall'ultimo appuntamento con un'altra puntata di Darkside, Storia Segreta d'Italia. Per chi non ci conoscesse, siamo un format di inchiesta, di informazione indipendente. Intanto comincio a salutare i primi presenti. Buonasera a tutti. Vi ricordo, sempre per chi non ci conoscesse, che è possibile interagire con noi nel corso della diretta, quindi scrivete le vostre domande, i vostri commenti, cercheremo di darvi spazio laddove possibile. Vi ricordiamo anche che siamo in diretta sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Iscrivetevi in particolare al nostro canale YouTube se non l'avete già fatto. Ecco, arriviamo direttamente al punto. Di cosa parliamo questa sera? Non è una sorpresa, chi ci segue lo sa. La copertina in sovraimpressione, io ho qui questo bellissimo libro, Il generale dalla Chiesa, il terrorismo, la mafia, editori La Terza, e l'autore Vittorio Coco è l'ospite di questa sera, ricercatore, saggista, e ha scritto questo libro appunto sul generale dalla Chiesa, un libro molto molto interessante. Ci mancava una puntata su Darkside monografica su dalla Chiesa, figura che abbiamo lambito diverse volte nelle nostre tante puntate. E a questo punto non mi resta che chiedere al nostro grande vecchio Andrea di mandarmi l'ospite sullo schermo. Buonasera Vittorio. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie per aver Grazie. accettato il nostro invito e tra poco ci raggiungerà anche il nostro Marcello Altamura. Allora, Vittorio, in attesa di Marcello e per cominciare a scaldare i motori, ti faccio la domanda più banale ma necessaria. Come nasce l'idea di scrivere questo libro e quanto è stato difficile approcciare questa complessa figura del generale dalla Chiesa? Allora, l'idea di questo libro nasce dal fatto che io mi sono lungamente occupato di mafia, di criminalità organizzata, di violenza politica, soprattutto dal punto di vista degli apparati di contrasto. E dunque, evidentemente, la figura di Dalla Chiesa, da questo punto di vista, è centrale perché nella storia dell'Italia repubblicana è Dalla Chiesa che si trova a fronteggiare le principali emergenze, quella del terrorismo politico e quella della mafia siciliana, soprattutto poi nella fase in cui il fenomeno mafioso assume dei caratteri eversivi simili a quelli del terrorismo. La figura di Dalla Chiesa poi è interessante, incuriosisce anche perché Dalla Chiesa si è detto e scritto tanto nel bene e nel male. In passato e poi dopo la sua morte, e però io ho visto che poi alla fine di Dalla Chiesa è stata fatta pochissima ricerca storica, che è quello che io poi ho cercato di fare con questo mio libro. Quando dico ricerca storica, intendo una ricerca che soprattutto si basi sulle fonti documentarie, fonti documentarie che sono tante. Quelle disponibili, vista la visibilità anche del personaggio, il suo coinvolgimento in alcune delle più importanti vicende della storia dell'Italia repubblicana, e veramente non sono neanche tanto nascoste, diciamo, da questo punto di vista. Bisogna avere la volontà di andarle a cercare. Sì, ma poi ti dico, alla fine, molte sono. Questo poi lo si vede, insomma, guardando il libro, molte sono poi materiali raccolti dalle commissioni parlamentari di inchiesta che furono istituite sulle vicende dei quali fu tra i protagonisti. Quindi alla fine, questa visibilità è stata, diciamo, del personaggio, è stata utile per me ai fini della mia ricerca. Hai in un certo senso colmato un buco, perché effettivamente, correggimi se sbaglio, non c'era un libro, almeno non recente, che esplorasse questa figura a 360 gradi come hai fatto tu. No, direi di no. Infatti, io ho cercato appunto di utilizzare la fonte e di inserire poi le vicende che ho ricostruito all'interno dei contesti storici. Ecco, questo su Dalla Chiesa
veramente era stato fatto molto poco, quindi poi ho dovuto anche questo si vede dal libro, ho dovuto tenere presente le polemiche, i sospetti, le ipotesi più svariate. Ecco, guarda, allora io ti chiederei, visto che hai citato le tante vicende storiche in cui è coinvolto Carlo Alberto dalla Chiesa, possiamo elencare anche sommariamente almeno le più importanti vicende di cronaca, le vicende storiche in cui ha avuto un ruolo da protagonista? Poi magari nel corso della puntata andiamo ad esplorarne alcune più a fondo, però una panoramica iniziale. Direi che tanto è fondamentale questo dal punto di vista della sua biografia, alla partecipazione alla Resistenza. Poi un altro passaggio fondamentale è la partecipazione all'azione antibanditismo del 1949-50, quindi passiamo al secondo dopoguerra, poi ancora l'azione antimafia da colonnello comandante della Legione di Palermo fra la fine degli anni 60 e i primi 70, e poi ovviamente il decennio, gli anni 70, gli anni di piombo. E ha quindi veramente attraversato una stagione importantissima, che poi è la stagione su cui Darkseid si concentra sin dalla sua creazione, i cosiddetti anni di piombo. Allora ti chiederei un'altra domanda che ti voglio fare è di tutta la vicenda umana e professionale del generale dalla Chiesa, cos'è che ti ha maggiormente colpito, affascinato? Dov'è che la tua ricerca ha avuto, insomma, dov'è che ti sei, divertito, ma dov'è che ti è piaciuto di più mettere le mani? O dove hai trovato qualcosa di inaspettato che magari non credevi di trovare? Ma forse sulla ti ho fatto una domanda difficile. Stavo pensando, una domanda che mi richiede riflessione. No, io penso la fase iniziale della sua carriera. Partiamo proprio dalla fase iniziale della sua carriera. Sì, la partecipazione alla Resistenza, che fra l'altro è un aspetto che è diventato noto in un secondo momento dalla Chiesa, perché lui non amava parlarne. Non amava parlarne perché in generale all'interno dell'arma non se ne parlava tanto. Perché secondo te questa omissione da parte di tanti uomini delle istituzioni o dell'arma che hanno partecipato attivamente alla Resistenza, perché poi non parlarne? Questo lo racconta molto bene, secondo me, uno dei maggiori collaboratori della Chiesa, che è Nicolo Bozzo, poi generale, che ci spiega che soprattutto, diciamo, negli anni, è un trend iniziato negli anni 50-60, quindi in una stagione di guerra fredda, chi faceva parte dell'arma preferiva non accennare a questa esperienza, perché magari poi era un'esperienza di guerra irregolare che aveva visto anche poteva creare forse poteva precludere magari la carriera all'interno dell'arma, insomma. Poi erano anni particolarmente difficili e su questo poi faremo un accenno. Sì. Allora, senti, parlando della Resistenza e dell'attività all'interno della Resistenza dalla Chiesa, tu racconti nel tuo libro dell'operazione Nebbia. Ecco, di cosa si tratta? Di cosa parliamo? Sì, l'operazione Nebbia è una delle azioni più importanti di cui è protagonista dalla Chiesa, insieme in questo caso al guardiamarina Giovanni Nebbia, e in sostanza consiste nel tentativo riuscito di salvataggio della flotta di motopescherecci di San Benedetto, perché per appunto ragionare del contesto che è importante, dalla Chiesa è al suo primo incarico il comando della tenenza di San Benedetto del Tronto. Tra l'altro parliamo di San Benedetto del Tronto, mandiamo un saluto ai nostri amici di quella parte d'Italia che ha avuto oggi un brutto risveglio. Sì, assolutamente. Chiusa parentesi. Sì, e dunque dalla Chiesa si ritrova intanto in quella, perché la penisola italiana è spaccata in due, no? C'è una parte, diciamo, occupata, liberata dagli angloamericani, quella del cosiddetto Regno del Sud con Vittorio Emanuele III e Badoglio, e poi una parte invece occupata
dei nazifascisti in cui si è sviluppata la resistenza. San Benedetto, insomma, sta oltre la linea di demarcazione, quindi dalla Chiesa si ritrova in una situazione difficilissima, deve fare questa scelta, fa la scelta alla fine di collaborare con i partigiani e di contrastare. Anche per un certo periodo fa il doppio gioco, possiamo sì. parlare di doppio gioco, quindi sì. diciamo che emerge da subito la sua propensione un po' all'intelligence, perché assolutamente perché insomma cammina su un filo molto sottile, sembra collaborare con i tedeschi, ma in realtà nel contempo agisce a favore del sì, perché all'inizio mantiene il suo incarico al comando della tenenza e poi comincia a prendere contatti con i resistenti. Finché non viene a sapere di questo progetto dei tedeschi di impadronirsi della flotta e che quindi poi in gran segreto viene condotta dall'altra parte della penisola italiana in salvo. Possiamo parlare insomma in un certo senso di una palestra importante questa per il futuro generale della Chiesa, una palestra proprio di intelligence, di lavoro sul campo, cose, esperienze che gli torneranno molto utili poi in futuro. E tu vedi nell'attività successiva della Chiesa dei richiami magari a quello che può aver appreso nell'ambito della resistenza in quei primi anni di formazione? Ma sì, sicuramente sì, a questo però si fonde anche tutto quello che tutte le tecniche che dalla Chiesa va affinando, che sono tecniche da servizio segreto militare alla fine, un po', quindi è un mix, quindi in sostanza l'utilizzo di queste tecniche però poi con un'impronta di chi ha fatto la resistenza e quindi poi con un'impronta democratica e antifascista, che poi è tutto quello che segna moltissimo la carriera e l'impegno di dalla Chiesa. L'opinione pubblica di questo ha molto poco, e forse questo ha inciso negativamente sull'immagine che di dalla Chiesa si è avuta nel corso del tempo, perché appunto per esempio di questa partecipazione stessa si sapeva poco o nulla, se non nel 1980, quando ne parla alla Commissione Moro. Quando parla con Biagi nell'81, esatto, in quel momento là, perché è in quel momento che anche all'interno dell'arma si sblocca qualcosa, no? Perché è cambiato il contesto politico, siamo in un momento in cui DC e PC trovano una linea comune che comprende anche la politica della sicurezza, quindi si sbloccano tante questioni all'interno delle forze armate, poi nella PS di lì a poco c'è nella polizia di Stato, la pubblica sicurezza, ancora c'è di lì a poco la riforma, quindi sta succedendo tanto e quindi anche questa faccenda della partecipazione degli ufficiali dell'arma alla resistenza si sblocca e dalla Chiesa fa questo coming out, chiamiamolo così. Questo coming out, esatto. Senti, allora, Vittorio, poi diciamo che il primo salto vero di qualità nella carriera dalla Chiesa, che è un figlio d'arte, perché anche il padre era, se non sbaglio, anche il nonno, era una grande tradizione di uomini dell'arma. E a un certo punto ce lo ritroviamo in Sicilia e ce lo ritroviamo subito alle prese con una grossa gatta da pelare, ovvero la sparizione del giornalista Mauro De Mauro. Ecco, io ti chiederei un attimo di contestualizzare la presenza dalla Chiesa appunto in Sicilia, quindi perché arriva lì, cosa fa e appunto come si approccia a questo primo grande caso, uno dei grandi misteri d'Italia. Aspetta, quindi ti vuoi riferire, forse volevi dire di Placido Rizzotto? Placido Rizzotto, ho detto De Mauro? No, okay. La scomparsa, avevo capito il lapsus. Sì, Placido Rizzotto. Assassino di Placido Rizzotto del 48, esatto, è il primo incarico importante dalla Chiesa, è il primo incarico siciliano, lui fa
Lui guida le squadriglie di Corleone, che è questo corpo speciale che fa parte del CFRB, che sarebbe il Corpo di Forza Repressione e Banditismo, che è un corpo speciale dell'Arma dei Carabinieri che è stato creato per fare fronte a una situazione che sta sfuggendo di mano in Sicilia, perché alla fine della guerra c'è stata una recrudescenza criminale notevolissima di mafia e banditismo. I governi all'inizio in verità avevano istituito un'altra struttura speciale che si chiamava Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza per la Sicilia, ma insomma, che era una struttura modellata su una omologa che operava durante il fascismo, e però poi questa struttura non era riuscita a ottenere i risultati sperati. C'è stato un ennesimo clamoroso attentato a Bellolampo, nei pressi di Palermo, in cui erano morti diversi carabinieri, e quindi viene istituito questo CFRB, di cui dalla Chiesa chiede di entrare a fare parte e quindi di essere mandato in Sicilia, al fronte siciliano. Ed è un'esperienza importante perché appunto deve svolgere delle indagini su questo, fra le altre cose, sull'omicidio di questo sindacalista che è un socialista, Placido Rizzotto. Placido Rizzotto, fra l'altro, non è l'unico dei sindacalisti uccisi nel secondo dopoguerra in Sicilia, purtroppo la lista è lunghissima, perché questi sono anni anche di grande mobilitazione nelle campagne, e quindi appunto diversi sindacalisti che guidano le cooperative contadine entrano in contrasto con gli interessi dei gruppi mafiosi e quindi poi vengono assassinati. Dalla Chiesa, trovandosi lì, svolge delle indagini su Rizzotto, e sono, diciamo, le più accurate indagini poi su uno dei sindacalisti uccisi nel secondo dopoguerra. Ecco, indagini così accurate non se ne trovano. Fra l'altro, e qui abbiamo noi proprio i rapporti integrali, dalla Chiesa veramente dimostra un acume investigativo non comune. Sì, è veramente incredibile, e anche arriva a conclusioni non scontate, perché diciamo, l'opinione pubblica locale soprattutto attribuiva la responsabilità a Michele Navarra, quello che era in sostanza il vecchio capomafia di Corleone. Invece dalla Chiesa, anche ragionando in base alle prove, arriva a concludere che la responsabilità è invece da attribuirsi a Luciano Leggio, che è il capomafia emergente, che è in sostanza poi il capostipite di quella nuova generazione di corleonesi, che per intenderci è quella di Totò Riina. E questa esperienza poi è importante anche perché tanti dei caratteri di questa struttura che guida dalla Chiesa poi si ritrovano anche in quell'antiterrorismo degli anni 70, sia per quanto riguarda la maniera in cui doveva essere inquadrato il personale, sia per le tecniche che utilizzava. Allora, qual era l'inquadramento di questo personale, e quali sono le tecniche che lui affina sul campo in Sicilia e poi perfeziona nel continente? Allora, per inquadramento appunto io intendevo la dedizione che per esempio viene chiesta al personale, i sacrifici che vengono chiesti a questo personale, sacrifici fra l'altro a cui non si sottrae lo stesso dalla Chiesa, la segretezza anche che deve mantenere il personale. Poi in quanto alle tecniche, per esempio tecniche come quelle del ritardato arresto, no? Quindi se si è dietro a un soggetto che si vuole arrestare, appunto non lo si arresta subito, ma si attende che possa e questo portare... creerà diversi anche problemi. Certo. Ci arriviamo. C'è una frase, quella che poi sarebbe diventata la tecnica dei rami verdi, no? Lui cioè lasciare il ramo verde che... Sì, è vero, ma legandoci a questo tema di queste tecniche innovative che mette sul campo dalla Chiesa nel contrasto prima alla mafia e poi al terrorismo, c'è una frase tratta da un discorso di dalla Chiesa ai suoi uomini che mi ha molto colpito e che tu riporti nel libro. La vado a leggere, è molto breve. Da oggi nessuno di voi ha più un nome, una famiglia, una casa.
Da adesso dovete considerarvi in clandestinità. Io sarò il vostro unico punto di riferimento. Io vi darò una casa, vi ordinerò dove andare e che cosa fare. Ecco, questo è il discorso di Carlo Alberto Dalla Chiesa ai suoi uomini. Ecco Marcello Altamura che ci raggiunge. Buonasera, buonasera, scusate il ritardo. Allora, faccio un breve riepilogo così anche Marcello sa di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando, Marcello, delle tecniche che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ancora non generale, affina nelle sue prime esperienze siciliane a contrasto con la mafia, quindi questo spirito di corpo che instaura tra lui e i suoi uomini, questa dedizione quasi assoluta che i suoi uomini nutrono verso di lui, e poi tecniche che affinate prima e perfezionate dopo nella lotta al terrorismo. Diciamo, ecco Vittorio, qui magari poi Marcello potrà sicuramente approfondire, chiederti qualcosa di più. Lui, facciamo un salto quindi ad anni successivi e quindi passiamo direttamente all'emergenza terrorismo. A un certo punto in Italia arriva un'emergenza, che è appunto l'emergenza del terrorismo rosso. Prima ci sono le bombe neofasciste, però Carlo Alberto Dalla Chiesa viene chiamato nello specifico a contrastare il nascente terrorismo delle Brigate Rosse. Ecco, lui fa un lavoro incredibile in questo periodo, un lavoro incredibile perché, come ho letto poco fa, impone ai suoi uomini di adottare uno stile di vita esattamente identico a quello dei brigatisti, a quello dei terroristi, cioè quello di mimetizzarsi, di entrare in clandestinità. Ecco, c'è stato un precedente che tu hai avuto modo di approfondire di un personaggio che sia riuscito a infondere nei suoi uomini una decisione tale da appunto tagliare i ponti con le famiglie, tagliare i ponti con tutto e entrare in clandestinità? E quindi poi qui entra anche il discorso delle infiltrazioni, no? Un altro discorso molto delicato. Tu che precedenti se ne hai riscontrati? Io so che appunto su questa questione delle polizie e gli apparati di sicurezza ho tanto ragionato. Se direi che se volessimo trovare un precedente potremmo trovarlo in Cesare Mori, il super prefetto che il regime inviò a Palermo a fare una campagna antimafia nella seconda metà degli anni 20, ma che era un funzionario di lungo corso, già impegnato nell'antibanditismo in Sicilia durante la prima guerra mondiale, poi impegnato contro lo squadrismo fascista nella Valle Padana dagli ultimissimi governi liberali. Lui era in grado veramente di infondere nei propri uomini quel qualcosa in più che poi anche ritrovo in Dalla Chiesa, che si vede moltissimo, che appunto è probabilmente uno dei segreti anche del successo, della capacità che queste strutture hanno, cioè questi uomini veramente poi alla fine per la loro guida sono disposti a tutto, disposti anche a sacrifici grandissimi, perché appunto lui dice non ci sono ferie, non ci sono turni di riposo, non c'è niente, appunto ci sono soltanto io, bisogna conoscere a fondo le Brigate Rosse e per questo bisogna sacrificare tutto o quasi. Però alla fine questa è un'azione che assolutamente possiamo dire, qui magari la domanda la faccio anche sì a Marcello oltre che a te Vittorio, che Dalla Chiesa è stato forse uno dei primi a capire cosa fossero le Brigate Rosse. Lascio prima a te Vittorio, rispondo, poi, sì, poi voglio sentire anche Marcello. Io direi di sì, no, sono curioso di sentire anche l'opinione di Marcello, però io direi di sì perché l'idea di Alla Chiesa era quella proprio di dover assolutamente conoscere il fenomeno, quindi non soffermarsi sul singolo evento, nel senso quando viene creato il primo nucleo nel 74, la sua idea è fin da subito quella di non indagare soltanto sul caso Sossi e basta, no? Di conoscere le BR, quindi
è chiaro che quindi è uno dei primi che si rende conto di cosa di trattare a livello organico. Sì. Ecco, quindi qui chiederei a Marcello di farci un attimo una panoramica di quello che erano le Brigate Rosse al 74, quindi quando viene creato il nucleo speciale, il 74, che è un anno tra l'altro cruciale per i destini dell'Italia. Vai Marcello, facci la lezioncina. Non mi appartiene. È chiaro che allora la premessa è che Vittorio giustamente diceva che dalla Chiesa voleva conoscere il nemico, e questo è un particolare importante perché il nucleo antiterrorismo, il primo nucleo antiterrorismo, quello originale del generale Dalla Chiesa, è il primo tentativo in Italia di affrontare sistematicamente un fenomeno terroristico, cioè un nucleo dedicato che, tra l'altro, io mi perdonerete e magari mi perdonerà Vittorio, ma insisto sempre su questo tasto, è un nucleo che è organizzato come un settore dell'intelligence vera e propria, cioè è un'organizzazione che ha una modalità di agire propria dell'intelligence. Dove ravvisi tu questa modalità? Allora, innanzitutto per due motivi. Il primo, perché ogni buona intelligence, la prima mission che deve avere è conoscere il nemico, e quindi deve avere un quadro esattamente, voglio dire, non voglio dire che conosca il nemico quasi meglio di se stesso, ma più o meno. E questo è un particolare importante. Il secondo particolare importante è che, come dicevate quando sono entrato in collegamento, è che Dalla Chiesa teorizza la mimetizzazione, l'infiltrazione, cioè è il primo che dice: guardate, ai carabinieri, e ci sono tante testimonianze piene di libri molto belli, anche molto sentiti, diceva ai suoi carabinieri: voi vi dovete vestire come loro, dovete girare come loro, dovete agire come loro, e addirittura con una tecnica propria dell'intelligence, una tecnica classica dell'intelligence, dovete scordare il vostro nome di battesimo, quindi vi dovete chiamare con il nome di copertura. Quindi questi due punti sono tecniche di intelligence. Sono d'accordissimo. Del resto, alla fine, ciò da cui proveniva era l'esperienza delle squadre di Corleone, che era nel CFRB, che era guidato da Ugo Luca, esatto, che era un colonnello che in questo settore era uno dei massimi esperti. No? Allora, prima di arrivare poi un attimo al quadro delle BR in quegli anni, chiedo a Vittorio, sì, perché siamo proprio in tema. Tu ritieni, Vittorio, che i grandi successi che ottiene dalla Chiesa contro il terrorismo, queste tecniche molto particolari che appunto Marcello dice di intelligence, credi che sia stato in grado di replicarle poi nella seconda parte del suo impegno contro la mafia, o si è trovato forse di fronte a un fenomeno evoluto in maniera che magari non si aspettava e quindi si è trovato in qualche modo disarmato inizialmente contro il fenomeno mafioso? Allora, che si sia trovato disarmato o no, il fatto è che ovviamente una cosa è fare un'azione di contrasto alla mafia, una cosa è fare un'azione di contrasto al terrorismo, che appunto somiglia di più alla guerra per bande dell'antibanditismo, all'antiguerriglia. Fare l'antimafia è un po' un'altra cosa, perché la natura del fenomeno è diversa. Non per questo però poi certi aspetti ritornano, nel senso che anche nel fare antimafia Dalla Chiesa ritiene che sia assolutamente necessario conoscere il nemico. Per esempio, a fine anni 60, primi 70, quando è colonnello, comandante della Legione di Palermo, alla fine i mafiosi li combatte anche a colpi di carte geografiche, a colpi di alberi genealogici, per capire le relazioni fra le cosche. Quindi bisogna conoscere l'articolazione. Qui ci troviamo di fronte a livello di indagini un mostro sacro.
cioè sì. È incredibile pensare al rigore con cui portava avanti la lotta contro di volta in volta un nemico sempre diverso, però senza disperdere troppo gli argomenti, perché ci sarebbe sì. veramente qui da fare tanti discorsi su tante cose diverse. Marcello, stavamo parlando appunto del nucleo antiterrorismo, quindi che sì. la formazione è del 74, perché si rende necessario, ecco la domanda è questa, perché si rende necessario un nucleo speciale? Cosa mancava alle istituzioni italiane per contrastare un fenomeno come quello brigatista? Allora, mancava innanzitutto un nucleo specializzato e che appunto abbiamo detto che avesse metodi di intelligence, ma soprattutto il fenomeno delle Brigate Rosse in quel 74 è, diciamo, relativamente giovane, nel senso che le Brigate Rosse compaiono nel 71-72 le prime manifestazioni, però nel 74 c'è già un, come dire, quello che io chiamo l'area del tifo, cioè un consenso comunque molto esteso anche tra ambienti che magari non hanno partecipato direttamente, quindi non fiancheggiatori, però un'area di simpatia molto estesa, perché comunque le Brigate Rosse del 74, ecco, questo secondo me è una cosa che è molto importante distinguere. Le Brigate Rosse del 74, quindi quelle, per intenderci, di Curcio e Franceschini, che sono sgominate a Pinerolo, sono delle Brigate Rosse genuine, nel senso che spuntano in una zona, l'Emilia Romagna, della resistenza tradita, godono di un ampio consenso popolare, di un supporto nelle aree non solo dell'extrasinistra ma anche della sinistra classica, e quindi è un fenomeno molto esteso e che per combatterlo e per sradicarlo si rende necessario una non un'opera di repressione classica, ma appunto un intervento di intelligence, che poi l'obiettivo del nucleo è proprio quello: sgominare l'organizzazione, ma andare a prendere le radici dell'organizzazione, perché poi in effetti le Brigate Rosse prosperano proprio per questo brodo di cultura, questo consenso che trovano anche in ambienti lontani dall'extra sinistra. Ecco, allora qui la domanda che faccio a Vittorio è, quindi il nucleo raggiunge dei risultati importanti, parlavamo anche qui della tecnica del mancato arresto, no? Per cui a un certo punto lui si dovrà trovare, si deve giustificare del fatto di aver arrestato Curcio Franceschini quando qualcuno gli disse sostanzialmente: ma perché arrestarli quando si poteva vedere quello che facevano? E lui si giustifica sostanzialmente, banalizzo, dicendo: avevamo tirato già troppo la corda, sì. altrimenti poi mi sarei dovuto giustificare con i miei superiori, e insomma sarebbe stato difficile. Ecco, a un certo punto facciamo un salto temporale, il nucleo viene sciolto. Vorrei chiederti di entrare un attimo nel un po' più, fare un focus su questo momento in cui il nucleo viene sciolto, fino ad arrivare al momento in cui probabilmente il nucleo della Chiesa sarebbe stato assolutamente necessario, quindi il rapimento Moro. Ecco, che periodo è questo nella vita della Chiesa? Allora, il nucleo viene sciolto intanto nel 75, il nucleo viene sciolto un po' inaspettatamente, però fino a un certo punto, quindi io poi anche nel libro contesto abbastanza queste versioni complottistiche secondo le quali, insomma, lo scioglimento del nucleo sarebbe stato espressione di una volontà politica proprio specifica volta a evitare che si potesse dare il colpo di grazia alle Brigate Rosse. Io veramente questo non lo penso. Dietro lo scioglimento del nucleo ci stanno tante ragioni che sono poi quelle che già insomma derivavano dalla difficoltà stessa di quando fu messo in piedi, cioè per esempio alcuni settori dell'arma erano abbastanza ostili a che si creasse un nucleo specializzato che avesse una collocazione un po' autonoma.
una parte dell'opinione pubblica pure, poi c'è una parte dell'opinione pubblica e forse anche del mondo politico che in quel momento non ha capito bene cosa fossero le Brigate Rosse, ritiene che già i colpi inferti alle Brigate Rosse siano, perché poi per esempio con l'arresto dei capi storici Curcio e Franceschini già insomma avessero dato praticamente, avessero fatto iniziare la parabola discendente delle Brigate Rosse e quindi si arriva a questo scioglimento. Certo, dalla Chiesa poi non vuole che questo primo nucleo venga sciolto, questo lui poi lo racconta in un paio di occasioni, lo racconta in commissione Moro, e poi lo raccontano moltissimo anche molti degli ex membri del nucleo che hanno scritto negli ultimi anni, no? che lo raccontano con dispiacere, con rimpianto, no? Perché quello ha significato lo scioglimento di quel nucleo, sto pensando adesso a Mario Mori per esempio, lo scioglimento di quel nucleo ha significato la dispersione di tante conoscenze e capacità che erano state acquisite e che sono state appunto un po' disperse, sparpagliate. Poi diciamo si arriva a una soluzione di compromesso per cui vengono create queste tre sezioni anticrimine a Milano, a Roma e a Napoli, dove vengono accorpati una parte degli uomini che avevano fatto parte del nucleo. In sostanza questo è il quadro. Certo, poi al 78 si arriva con un elevato grado di impreparazione, però qui diciamo influiscono tanti altri elementi. C'è in mezzo una riforma dei servizi, che è quella del 77, che dà vita al SISDE, al SISMI e poi anche all'UCIGOS, quindi questi sdoppiamenti di servizi che ovviamente creano molta confusione, molta incertezza, molta impreparazione, e quindi poi in questo momento proprio accade che viene sequestrato Moro. Allora, c'è una domanda interessante che vorrei infilare derogando a quello che è il nostro solito modus operandi. Una domanda interessante, Antonio Rotoli: che succede agli infiltrati dalla Chiesa dopo lo scioglimento? Bella domanda. A chi riferivano dopo? Bella domanda. Effettivamente che succede? Cioè, viene sciolto il nucleo, magari qualcuno è rimasto col cerino in mano. Che succede? Tu, Vittorio, hai avuto qualche... Ho un po' avuto modo di seguire la vicenda di Girotto, in sostanza, per esempio... Girotto, diciamo... Allora, l'arresto di Curcio è giusto ricostruire il contesto. L'arresto di Curcio e Franceschini avviene nel settembre del 74 grazie all'infiltrazione di Silvano Girotto, alias Frate Mitra, cioè un frate francescano che aveva avuto esperienze di guerriglia in America Latina, che poi era ritornato in Italia. Insomma, per questo motivo era ritenuto un elemento che possibilmente sarebbe potuto infiltrare nelle Brigate Rosse, e infatti poi riuscì a guidare i carabinieri a Curcio e Franceschini. Questo è Girotto. Girotto, per esempio, praticamente vive un po' in incognito subito, perché all'inizio si capisce che è sotto la protezione del nucleo, perché si teme una qualche ritorsione anche da parte delle Brigate Rosse, anche perché Girotto non rinuncia, questo lo riporto, non rinuncia a pubblicare sui giornali una lettera aperta ai brigatisti in cui quasi in giro, no? Sbeffeggia, sì, sì. E poi a un certo punto lo troviamo in Svizzera. Poi Girotto è importante anche per i magistrati che stanno istruendo il processo alle Brigate Rosse, quindi poi è tenuto un po' ai margini, un po' in incognito. Viene tenuto protetto, viene portato in Svizzera. Sì, un po' protetto, esatto. Ok, però Girotto diciamo che è forse il più noto. Marcello, sì. Secondo te, ecco, sugli infiltrati dalla Chiesa si potrebbe fare una puntata a parte. C'è tutta la questione di Patrizio Peci, infiltrato, non infiltrato, ecco. No, quello non te l'ho citato perché non l'avevo messo per gli infiltrati. No, però ora possiamo parlare perché è una vicenda molto, molto interessante. Sì, nel senso,
Io forse dico una cosa sbagliata e qui insomma sono di fronte a due persone che di certo ne sanno più di me. Potrebbe essere che a un certo punto proprio questa questione degli infiltrati sia sfuggita di mano e abbia portato a degli exploit tipo l'eccidio di Via Fracchia o comunque a alzare il livello dello scontro in modo inaspettato. Non potrebbe essere stato questo l'innesco di un certo punto, questo exploit di violenza che si registra soprattutto tra il 79 e l'80? Marcello, qui... Prima Vittorio. No, ma... Una gestione magari un po' di questi infiltrati? Io direi di no. Lì il livello dello scontro si alza dopo l'80 perché si capisce che con la collaborazione di Peci le Brigate Rosse saranno messe con le spalle al muro e quindi lì si gioca il tutto per tutto. Le Brigate Rosse giocano il tutto per tutto e lo stesso fanno i nuclei. Quindi io risponderei così. Ritieni che sia questo il motivo dell'escalation? Tu, Marcello, che cosa pensi? Allora, abbiamo parlato tante volte di Peci, abbiamo fatto anche... Faccio un passo indietro. Io sono sempre stato convinto, e l'ho scritto anche nel mio libro su Via Fani, suffragandolo ovviamente con documenti e con testimonianze, che in realtà dopo lo smantellamento del nucleo del generale Dalla Chiesa, il generale Dalla Chiesa mantiene almeno una cellula di infiltrati nelle Brigate Rosse. Diciamo dei satelliti, delle antenne, come si chiamano nel gergo dell'intelligence, se non veri e propri infiltrati, che comunque... E questo lo fa a titolo personale, cioè nel senso lo fa informando qualcuno? Vi faccio una domanda e vi pongo una riflessione. Quando dopo la morte di Moro Andreotti ricrea il nuovo nucleo antiterrorismo, quindi diciamo siamo nel 79, fine 79, inizio 80, ok? Prima addirittura. Fine 78. Fine 78, perfetto, fine 78. Secondo me, da un punto di vista logico, è complicato mettere su una struttura come quella che era attiva fino al 74-75 ex novo. Molto più facile è riattivare e ristrutturare, fare il maquillage a una struttura che ha sempre bene o male funzionato e che quindi ha avuto dei capisaldi in piedi in tutti questi anni, e quindi diciamo sverniciarla di nuovo e di dargli un assetto. Io credo che sia molto più semplice che non creare un nucleo ex novo, perché poi Dalla Chiesa lavorava appunto con le reti di infiltrati, con dei carabinieri specializzati che facevano degli addestramenti. Non puoi creare dall'oggi al domani un nucleo. Questo è chiaro, che è più un ragionamento magari di giornalista d'inchiesta che non da storico. Però Marcello, io alla fine sono in parte d'accordo, anche perché poi c'è da considerare che in mezzo ci stanno le sezioni anticrimine fra i due nuclei, quindi evidentemente poi là tanta parte del personale ritorna da là. E poi c'è da considerare anche che intanto Dalla Chiesa aveva svolto un altro incarico speciale, quello del 77, di coordinatore del settore carcerario, quindi istituzione delle carceri speciali, quindi anche era venuto e continuava a restare a contatto con un certo tipo di ambiente, quindi è evidente, no, certo, nulla si improvvisa, nulla si crea dal nulla a quel punto, no? Ma stasera stiamo già con la scaletta. L'abbiamo cominciata okay, a stravolgere dall'inizio. Perfetto, io l'avevo preparata. Liberi tutti. Fa niente. Ti chiedo una cosa, Vittorio, dal tuo punto di vista e da quello che è emerso
nel tuo lavoro per preparare il libro. Che idea ti sei fatto del fatto che lo Stato abbia tenuto, tra virgolette, in panchina il generale Dalla Chiesa nel sequestro Moro? Cioè, voglio dire, uno strumento tanto efficace che aveva sgominato le prime Brigate Rosse di Curcio e Franceschini, arrestando tutti i capi, radendo al suolo l'organizzazione, perché secondo te e secondo gli elementi che hai acquisito lo Stato accetta di tenere in panchina il generale? Allora, intanto proprio in panchina non è, qualche tentativo lo fa, io qualcosa la scrivo, per esempio dalla commissione stragi è emerso che lui appunto prova a prendere contatti negli ambienti carcerari. Poi c'è da considerare intanto che Dalla Chiesa è anche, questo pure lo dico, in una situazione personale difficile, era nel febbraio 78, era morta la moglie Dora. E poi in generale secondo me c'era un problema di voler valorizzare i servizi che erano stati appena ristrutturati, no? Perché la ristrutturazione è del 77, quindi si voleva secondo me provare a lasciare più il campo a queste strutture qui, diciamo, al di là poi dell'affiliazione dei vertici alla P2. Anche qui secondo me questa cosa della P2, io qui lo dico nel libro, sì, questo ci arriviamo. È un po' troppo ingigantita, no? Siccome erano tutti affiliati alla P2, allora evidentemente questo dimostra che c'era un complotto e che si voleva sacrificare Moro. Questo è troppo, è un ragionamento troppo automatico che secondo me non va bene, quindi è tutto un e poi ovviamente c'è sempre in quel momento ancora una corrente forte nell'opinione pubblica, in alcuni uomini di governo che pensava che comunque Dalla Chiesa sì, avesse fatto tanto l'importante, che però adesso basta con Dalla Chiesa perché personalizzava troppo l'impegno antiterrorismo, mi spiego, adesso lasciamo fare a qualcun altro, probabilmente è stato un errore, certo, non puntare di più invece su chi aveva dimostrato il suo lavoro di saperlo fare benissimo. Anche perché il generale, diciamo anche un'altra cosa, il generale Dalla Chiesa certamente era un uomo di Stato e una figura altissima, di profilo altissimo, però è anche un uomo ambizioso, e quindi questa sua ambizione un po' la scontava anche rispetto a, no, anche nei rapporti interni all'arma, no? Diciamo negli ambienti dello Stato, questa sua ambizione era guardata, insomma, con un po' di diffidenza. Certo, questo indubbiamente, no? Adesso non mi ricordo chi si risente molto del fatto che a un certo punto un qualche giornalista affermò i carabinieri dalla Chiesa. Esatto. I carabinieri sono carabinieri, non sono i carabinieri dalla Chiesa, no? Quindi l'atteggiamento... Forse il generale Mino, sai? Ecco, forse era Mino. Giusta, ancora meglio, quindi non un giornalista, Mino. Direttamente il capo, quindi alla fine poi, diciamo, se la maniera di guardare alle vicende, alla figura della Chiesa era questa, evidentemente poi da questo discendeva il fatto che quando possibile si tentava di marginalizzarlo, di metterlo da parte, cercando di valorizzare qualcos'altro. Possiamo comunque considerare il generale Dalla Chiesa quantomeno un unicum nel panorama, perché io provo a immaginare, ecco, un De Lorenzo con il potere di Dalla Chiesa sarebbe andata magari in modo un tantino diverso. Comunque, ecco, Dalla Chiesa aveva attorno a sé tanto consenso, quindi avrebbe potuto in qualche modo approfittare di questo, magari l'ha fatto, non lo so, in qualche modo che noi non possiamo immaginare, però devo dire che quello che emerge, con tutte le ombre possibili che possono esserci in alcuni casi, comunque la figura di un uomo di Stato, ecco, un uomo comunque dedito alle istituzioni, ed è proprio per questo che a me ha sempre un po' stupito questo suo accostamento alla P2. E
possibile che un uomo come Dalla Chiesa avesse sottovalutato la portata di questo fenomeno, Vittorio, o magari il suo avvicinamento è stato un avvicinamento strategico, tattico, come a dire, proprio il conoscere il nemico, conoscerlo da vicino, però a quel punto cioè, esporsi così in prima persona, come ti spieghi questo suo interessamento alla P2? Ecco, perché ricordiamo anche appunto che lui non risulta affiliato, ma la sua risulta fatto domanda quando vengono sequestrati a Castiglion Fibocchi i famosi elenchi della P2, emerge anche il nome di Dalla Chiesa. Ecco, come ti sei spiegato tu? Sì, in realtà fra le richieste in sospeso, quindi alla fine poi diciamo congelate. Vabbè, il discorso della volontà di avvicinarsi a un nemico per studiarlo più da vicino, poi è una giustificazione che lui stesso dà a un certo punto. Però, diciamo, io qui propendo per un discorso relativo alle difficoltà interne all'arma che aveva incontrato dalla Chiesa, cioè appunto queste ostilità. Vedeva che invece molti dei vertici erano affiliati, e quindi quando proprio un suo superiore a metà degli anni 70, il generale Picchiotti, vice comandante generale dell'arma, gli viene a proporre la possibilità di affiliarsi alla P2, lui è molto incerto e finisce con l'accettare. Quindi era umano anche lui? Era umano anche assolutamente. Io nel libro spero in parte di esserci riuscito, appunto ho voluto proprio rendere anche questo aspetto qui, no? E prima, per esempio, quando Marcello mi chiedeva ma perché non lo hanno coinvolto di più, forse perché anche lui era veramente in difficoltà personale dopo la morte della moglie Dora, no? Nel 78, diciamo. Quindi un Dalla Chiesa in cui anche gli aspetti personali sono determinanti. Comunque, cioè. quindi in sostanza l'idea che alla fine di fare domanda perché eventualmente si può entrare in un qualche giro attraverso questa iscrizione, però è una domanda di cui lui poi si pente fin da subito e quindi poi alla fine gli stessi vertici lo ritengono inaffidabile e quindi poi alla fine non se ne fa più niente, la domanda resta in sospeso, però poi una delle tesi è quella che la domanda resta in sospeso, però viene conservata perché eventualmente ci sarebbe la possibilità comodo. Di poterlo ricattare, no? Posso aggiungere una cosa a quello che ha detto Vittorio? Io credo che su questa vicenda dell'iscrizione alla P2 si è sempre ricamato un po' troppo. Io la vedo, l'ho sempre vista così. Sia il generale Dalla Chiesa, che poi aveva fatto iscrizione, non sappiamo se formalizzata, non formalizzata, eccetera, sia il fratello Romolo, che era generale dei Carabinieri ed era iscritto alla P2, il cui nome troveranno nelle liste di Castiglion Fibocchi, è un po' un passaggio, come dire, obbligato. Cioè, voglio dire, se sei parte di quello Stato e quella loggia, tra virgolette, deviata, anomala, chiamatela come volete, controlla un nucleo vitale dello Stato, un ganglio, è un po', voglio dire, un po' come la tessera del Rotary, cioè te la devi fare, perché se sei in quell'ambiente te la devi fare. Io ho trovato un po', come dire, anche un po' abborracciato il fatto che davanti alle commissioni P2 dalla Chiesa stesso abbia detto no, perché io mi volevo rendere conto, volevo infiltrare, cioè è anche una scusa. Io credo che fossi stato al suo posto avrei detto guardate, io ero un uomo dello Stato, aspiravo a delle cariche prestigiose e siccome tutti si iscrivono alla P2, mi iscrivo alla P2. È un po' quello che si vede fare ad Alberto Sordi nel film Un borghese piccolo piccolo. Lui si iscrive alla massoneria per piazzare il figlio. È un po', secondo me è andata un po' così, non c'è, sono d'accordo con Vittorio, non c'è un ricamo particolare su questa cosa. Questo un po' è vero, soltanto sono
sostanzialmente d'accordo con quello che dici, soltanto nell'ultima parte. Sì, è vero che ovviamente poi la sua giustificazione è un po' abborracciata, però lui là è veramente in difficoltà. Lì, insomma, è uno scandalo Sicuramente. enorme. Cioè, noi Certo. ovviamente ne stiamo ragionando adesso, 40 anni dopo, però nel momento in cui lo scandalo scoppia è uno scandalo enorme. Quindi lui subito vuole, diciamo, mettere le mani avanti, prendere distanze. Poi effettivamente di questa richiesta di iscrizione si era anche abbastanza pentito. Questo poi lo dice lui, mi sembra anche nel suo diario, quindi lì è in difficoltà, lì è in Sì. difficoltà. Allora, io qui No, scusa, scusatemi, sì, devo prego. una risposta in diretta a Simone Guarino, mai iscritto a Rotary, mai iscritto a club di qualsiasi sorta. Sono contrario a qualsiasi tipo di associazionismo, quindi mai, Ok, mai frequentato ambienti di questo genere qua. allora invece, siccome io l'avevo detto al nostro ospite di stasera, Vittorio, che il nostro zoccolo duro di Darkside è un pubblico di morologi, Sì. e allora facciamo un salto in avanti. Allora, prima parlavamo con Vittorio, facciamo una considerazione su il perché Carlo Alberto Dalla Chiesa girasse con quella macchina dove poi è caduto nell'agguato di via Carini, trucidato dal piombo mafioso, ecco, perché non, quindi non girasse con una macchina blindata e tutta una serie di discorsi. Comunque, c'è una domanda di Fortunato De Santis che vorrei leggere e portare all'attenzione di Vittorio. Il fratello di Emanuela Setti Carraro, la moglie che morirà con Carlo Alberto Dalla Chiesa nell'agguato, riferisce un episodio. La sorella, parlando con la madre, disse di conoscere un segreto in grado di far cadere il governo e mettere in discussione le istituzioni repubblicane. È probabile che faccia riferimento al caso Moro o a una verità indicibile ad essa collegata? Vittorio. Ma io su questo sono, devo dire, abbastanza scettico, no, perché poi tutto questo si ricollega alla famosa vicenda della cassaforte vuota di Villa Paino, no? Nel momento in cui è stato il delitto di Iacarini, poi insomma, quando il magistrato va a fare il sopralluogo, trova che c'è questa cassaforte nella residenza del prefetto, però in sostanza la trovano vuota. Quindi da lì invece si suppone che ci fossero sei documenti, perché anche c'è un problema di chiave che prima non si trova, poi si trova dove già si sembrava che si fosse cercato, poi c'erano stati due ingressi di cui il magistrato non era stato informato nella villa, quindi l'idea delle carte di Moro. Io però, diciamo, su questo sono abbastanza scettico, nel senso che insomma l'idea che dalla Chiesa portasse con sé questi segreti e che eventualmente per eliminarlo si aspettasse l'82, si aspettasse questo modo e se si trovasse questo modo per farlo, direi che a me sembra, diciamo, molto improbabile. Poi al di là di tutti i sospetti e le ipotesi che sono state fatte sul ritrovamento del cosiddetto memoriale nel covo di via Montenevoso, mi riferisco al blitz che viene fatto nell'ottobre del 78, appunto nel covo di via Montenevoso, in cui vengono trovate queste carte che si riferiscono al sequestro Moro, e già da lì comincia questo insieme di sospetti, Ecco, ma questo insieme di questi ipotesi. sospetti poi tra l'altro sono stati alimentati nel corso del tempo. Ecco, qui c'è un altro nostro ascoltatore, Gianluca Sanchirico, che dice esiste una scia di sangue che collega la morte di Pecorelli a quella di Dalla Chiesa. Ecco, qui ne parlavamo anche prima fuori onda, no? Si dice Sì, che Dalla Chiesa e Pecorelli fossero andati addirittura a Milano per recuperare, su questo Marcello sicuramente può essere più preciso di me, no? A recuperare parte delle carte di Moro conservate in carcere, se non sbaglio, da Francis Turatello. Sembra la trama di una spy story, quindi un esatto. libro di Elroy, all'American Tabloid. Però effettivamente sono voci che si sono rincorse e si rincorrono tuttora, quindi
evidentemente da qualche parte si sono generate. E tu da storico non ti sei chiesto, te lo sarei sicuramente chiesto, qual è l'origine di queste dicerie? Un'origine molto forte è quello che dice Tommaso Buscetta, che poi è la una delle testimonianze base su cui, insomma, si sono fondati poi i processi per l'omicidio Pecorelli e anche quello per concorso esterno in associazione mafiosa da Andreotti. Buscetta, che nei primi anni 90 dichiara che le vicende di Dalla Chiesa e quella di Pecorelli sono cose che si intrecciano tra di loro, perché appunto entrambi appunto morti in circostanze non chiarite, in particolare secondo Buscetta e poi secondo tutta questa corrente, in particolare Pecorelli nel 79 insomma poi Buscetta e gli altri pentiti ricostruiscono diciamo il movente che partirebbe da Andreotti, no? Quindi i cugini Salvo, questi capi mafia di Salemi, potentissimi titolari delle sattorie in Sicilia, nell'interesse di Andreotti avrebbero incaricato Stefano Bontade di assassinare Pecorelli, appunto per proteggere l'onorabilità, la rispettabilità politica di Andreotti. E poi si lega alla vicenda Dalla Chiesa, perché Dalla Chiesa sembrerebbe essere stato in contatto con Pecorelli, appunto nel recupero forse dell'originale del memoriale, perché poi i ritrovamenti, cioè quello del 78 è un dattilo scritto, poi c'è un nuovo ritrovamento nel 1990 nell'intercapedine all'interno dello stesso appartamento di via Montenevoso in ristrutturazione, che invece fotocopia di autografo, che è una versione più ampia, però evidentemente dalla chiesa che, vabbè, non sapevo ovviamente il ritrovamento del 90, però comunque capiva che già il dattilo scritto del 78 non poteva essere l'originale, probabilmente non era l'originale, quindi era in cerca di questo originale, e potrebbero esserci stati dei contatti con Pecorelli, che era un giornalista d'inchiesta che si occupava di quelle vicende. Quindi, però ovviamente è tutta una costruzione che è fondata su molte ipotesi, su molte però scusatemi. Maurizio Fiorentini che aggiunge, mette lì via Fracchia. Un'altra storia ulteriore. Noi dedichiamo, Marcello, prima della creazione di Darkseid, una puntata che ancora non chiamavamo questo format Darkseid, Caccia Grossa alle carte di Moro. Come no, quello me lo ricordo molto. E facciamo proprio questo collegamento che finiva poi su via Fracchia. Giusto per una chiosa. Allora, che Dalla Chiesa e Pecorelli facessero ditta è accertato, cioè questo non è, questa è proprio veramente una sicurezza, non fosse altro perché nelle agende di Pecorelli ci sono più incontri, più cene con il generale Dalla Chiesa. Ma al di là di questo, io la cosa, ecco, e ti faccio una domanda, Vittorio, torniamo proprio a via Carini. Tu nel tuo lavoro accurato e molto bello e interessante nel libro, al di là di quelli che sono stati i tuoi riscontri, che idea ti sei fatto dell'omicidio? Cioè, tu parlavi prima di Buscetta, che fornisce anche una versione, i Salvo attivati, eccetera, eccetera. Però l'omicidio Dalla Chiesa storicamente è derubricato come un delitto di mafia, no? È passato alla storia come un delitto di mafia. Ma il generale da prefetto di Palermo in realtà non ha avuto il tempo di fare nulla contro la mafia. E ti chiedo, perché allora questa etichetta di omicidio mafioso? Intanto perché Dalla Chiesa, come spiegano alla fine gli inquirenti del maxi processo, già faceva paura allo schieramento corleonese solo nel nome, no? Per quello che avrebbe potuto fare. E poi l'eliminazione da parte dei corleonesi è anche, secondo me, secondo alla fine anche appunto gli inquirenti del maxi processo, un problema simbolico, no? Di andare a eliminare subito il superprefetto inviato dal governo
per risolvere una questione di emergenza come quella lì. Del resto ormai la qualità della violenza di quella mafia corleonese è diversa rispetto al passato, appunto anche molto del terroristico, molto dell'eversivo, e quindi ovviamente si sceglie l'obiettivo anche non soltanto per quello che ha fatto, per quello che potrà fare, ma per quello che rappresenta. Questo secondo me vale moltissimo nella lettura, al di là poi di quello che può dire questo. Per esempio, a un certo punto viene riferito che Gaetano Badalamenti avrebbe detto che il mafioso Gaetano Badalamenti avrebbe detto che alla fine lo hanno mandato a Palermo a morire, ma chi poi esattamente lo avrebbe mandato a Palermo per morire? Perché Andreotti, per esempio, di cui poi sul quale poi si fanno mille ipotesi, in quel momento non ha un ruolo di governo, quindi non ha nessuna responsabilità, e quindi chi lo ha mandato a Palermo a morire? Rognoni? Non direi proprio, perché alla fine Rognoni, che Virginio Rognoni, che in quel momento è il ministro dell'interno, invece è una delle persone che più credeva in della Chiesa, sinceramente, e si capisce molto bene leggendo la sua intervista sul terrorismo, e insomma, quindi direi che proprio secondo me il delitto va spiegato in questo modo. Certo che il fatto di pensare il delitto come il fatto di colpire diciamo il simbolo, ciò che dalla Chiesa rappresentava, mi dà più l'idea però di un modus operandi terroristico che non mafioso. Esatto. Cioè il simbolo storicamente lo colpiscono i brigatisti, i NAR su tutti. Quindi, non lo so, il fatto che la mafia l'abbia voluto colpire in quanto simbolo, non lo ritieni una stranezza, un'anomalia? No, perché in quel momento i mafiosi hanno visto quello che hanno fatto le Brigate Rosse e gli altri gruppi della lotta armata, che hanno colpito anche per questo motivo qui. Appunto, come dicevo prima, la qualità nell'utilizzo della violenza da parte dei mafiosi è cambiata. Prima del resto, prima di quegli anni lì, di omicidi eccellenti praticamente ne erano stati compiuti pochissimi, no? Cosiddetti omicidi eccellenti, quindi omicidi di certo tipo di personalità. Quindi nulla di strano. Scusami, Vittorio. No, dicevo che abbiamo tra l'altro un nostro follower che stasera è particolarmente grintoso, che ci dà una chiave di lettura interessante. Dice: è stato giovane capitano a Corleone, magari i vari Rina e Provenzano ne ricordavano bene la sua forza. Ovviamente magari... i precedenti dalla Chiesa. Come li sapevano bene gli uomini di governo che lo avevano mandato a Palermo, li conoscevano bene anche i mafiosi. Ripeto, una cosa non esclude l'altra, quindi ecco. io vedo quello che dalla Chiesa rappresenta, io so quello che dalla Chiesa potrebbe fare se gli dessero gli strumenti adeguati per farlo. Quindi le cose non si escludono, ma anzi sono complementari e si rafforzano vicendevolmente. Ok, allora, avviandoci a conclusione, questa serata devo dire che abbiamo avuto un'interazione abbastanza continua con il pubblico, quindi non è che il resto dobbiamo dedicare spazio, sto controllando se ci sono altre domande, però Marcello, sì. Lascio a te... Serriamo le fila, sì. Serriamo sì. Le fila. E allora ti chiedo, Vittorio, qual è il lascito di Carlo Alberto dalla Chiesa? Quindi... Dove affonda le radici il mito? Dove affonda le radici e soprattutto l'attualità anche dei suoi metodi, del suo impegno contro il terrorismo, contro la mafia. Sì, allora sicuramente intanto è un lascito di carattere simbolico, culturale, ideologico, definiamolo come lo vogliamo dire, perché il delitto dalla Chiesa è uno snodo fondamentale della storia della lotta alla mafia, soprattutto per quello che riguarda la percezione dell'opinione pubblica del fenomeno mafioso, e quindi diciamo è in quel momento che poi nasce il movimento antimafia
per noi per come noi lo conosciamo oggi. Già in vita, nell'82, dalla Chiesa aveva dimostrato molto di puntare su questo aspetto psicologico della conquista di consenso, che l'azione delle forze dell'ordine doveva essere accompagnata da un consenso popolare che poi si rafforza moltissimo dopo il delitto. Quindi sicuramente questo è un punto fondamentale. E poi ci sono anche gli aspetti concreti. Intanto che sempre il delitto segna e sblocca finalmente definitivamente l'approvazione dell'introduzione del reato di associazione mafiosa all'interno del codice penale italiano per la prima volta, finalmente nella storia d'Italia, perché fino a quel momento era stato utilizzato il generico dell'associazione per delinquere, quindi da quel momento diventa più specifico dell'associazione mafiosa, che è caratterizzata da un certo tipo di metodo intimidatorio. E poi metodologia relativa ovviamente alla maniera di lavorare, quindi poi anche ai gruppi che sono nati come filiazione. Penso per esempio ai ROS, e comunque a tutta l'esperienza che hanno maturato poi gli ufficiali di ufficiali dei carabinieri degli anni 80, 90 e successivi, guardando a quell'esperienza lì. Quindi in sostanza, grosso modo, questi due grandi binari. Questo è il lascito di Dalla Chiesa. Allora, a questo punto io, Marcello, direi che possiamo considerare chiusa questa puntata che finalmente abbiamo dedicato a Carlo Alberto Dalla Chiesa. Abbiamo, come dicevo all'inizio, abbiamo lambito questa figura in tantissime puntate, ma perché effettivamente mancava un libro come questo, che ovviamente consigliamo a chi ci sta seguendo di acquistare, edito dalla Terza, Il generale Dalla Chiesa, Il terrorismo, la mafia, che sicuramente segna un punto importante in quello che avevamo a disposizione sul generale Dalla Chiesa. Detto questo, Vittorio, resta un attimo nel backstage, perché noi ci salutiamo poi, come con ogni ospite, a fine puntata. Ti ringraziamo per essere stato qui con noi in nostra compagnia. C'è stato un buon riscontro di pubblico, tante domande, tanta interazione, e speriamo di riaverti presto sui nostri canali. Va bene, buonanotte Vittorio. Grazie a voi. Grazie. Arriviamo subito. Marcello, eccoci qui. Allora, Darkseid sta crescendo. Siamo questa quarta stagione di Darkseid sta segnando veramente dei risultati che non ci aspettavamo. Questo gli va dato merito indubbiamente alla nostra new entry in squadra, che è Ilenia Di Ventura, che pubblicamente la nostra social media manager, che insieme al nostro grande vecchio sta facendo faville. Assolutamente. Quando io dico grande vecchio, i tuoi occhi si illuminano, Marcello. Il grande vecchio è nel mio cuore. Il grande vecchio. E a questo punto il nostro prossimo appuntamento è per il 15 novembre. Abbiamo una puntata che va un po' al di fuori da quella che è la nostra linea editoriale, ma neanche troppo. Avremo ospite l'esperto di cyber security Alessandro Curioni e lo storico e saggista, nonché grande amico di Darkseid, Aldo Giannuli, entrambi freschi di pubblicazione dei rispettivi libri, e con loro parleremo di intelligenza artificiale e cybercrime. Quindi un argomento che non vediamo l'ora di affrontare. Vi invitiamo a partecipare numerosi. E detto questo, Marcello, non ci resta che augurare ai nostri Darksider, alle nostre Darksider, una buona notte, e ci vediamo il 15. A presto! Ciao.